Siamo ritornati in diretta con il nostro amico Christoph da Monterosso, abbiamo fatto la torta di mele, eccolo qua, la torta fantasia, e ora stiamo facendo i rigatoni della felicità. E l'abbiamo messo il nostro zucchero a velo e l'abbiamo messo in esposizione. Adesso io, prima di tagliarne una fettina, la fotografo, sì, perché poi tra un po' sparirà, sarà impossibile fotografarla. Pronto? Hai ragione, sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Salve, con chi parliamo? Allora, io sono Luigi da Cosenza. Luigi, ciao, benvenuto. Io vi seguo, è la prima volta che chiamo. Ah, che vi piacere conoscerti. Moltissimo. Per colpa di mia moglie che mi fa vedere sempre questo programma. Brava tua moglie, come si chiama tua moglie? Sonia. Brava Sonia. E quindi un po', diciamo che siete un po' simpatici, specie Christian. Grazie Luigi, molto gentile. Anche ma puoi non dare la colpa a tua moglie, dagli il merito alla moglie, no? Luigi, come? Non dare colpa a tua moglie, dagli il merito a tua moglie di farti vedere questo programma. Sicuramente è un programma bellissimo. Ti ringrazio Luigi. E poi complimenti anche a te, sia per le tue arti culinarie. Grazie, molto per gentile. La tua passione che hai esplorato zero. Sì, che è un grande. Sì, tra un po' ti dedico una canzone, dai. Ne facciamo una per tutti. Una per tutti, una per questa tutti, sera. Sì. Ne facciamo una. Una per tutti, perché adesso ci dedichiamo più agli ingredienti, perché. Sì, sicuramente. Senti Luigi, ma tua moglie ha provato a fare qualcuno dei piatti che abbiamo preparato qui noi a Masterchef? Allora, lei è un po', come si dice, un po' timida, mi ha fatto parlare un po' a me che sono un po' più... No, bravo, bravo, hai fatto bene, sono contentissima perché c'è sinergia, vedi, tra marito e moglie, chiama il marito, se la moglie un po' si vergogna, è bello, bello, bravi! E quindi dicevo, quella torta che stava facendo prima, dicevo, sì. Non ho capito bene il procedimento. Sì, te lo spieghiamo subito. Luigi, te lo spiego subito. Sì. Allora, guarda, abbiamo preso 3 mele sbucciate e poi sì. Le abbiamo fatte a pezzettini piccoli piccoli e le abbiamo messe in una ciotola. Abbiamo fatto sciogliere il burro e l'abbiamo fatto raffreddare e mischiato dove abbiamo fatto le mele a pezzettini. Poi abbiamo messo 50 g di farina e il lievito, l'abbiamo girato un po'. In un'altra ciotola abbiamo fatto 4 uova sbattuti con lo zucchero, sì, sì. E un limone grattugiato. Poi il composto della farina l'abbiamo riversato dove c'erano le uova, abbiamo amalgamato un po', l'abbiamo messo nel forno a 180 per 30 minuti circa ed è venuta una bella torta, hai visto? Perfetto, grazie, bravissimo. Grazie, prego, Luigi, prego. E Sonia. A tutti, Grazie Luigi e Sonia, grazie a voi e speriamo di risentirvi presto. Allora Simona, vedi che abbiamo tolto le nostre melanzane. Ciao, Luigi. Dal nostro forno. Sì. Allora ne mettiamo qualcuna nel sugo e poi le altre le mettiamo per adornirle un pochettino. Pronto? Capito? Pronto? Intanto la nostra pasta bolle. Eccolo. Pronto? Qua. Sì, buonasera, buonasera a lei. Buonasera, buonasera. Signora, raffreddata anche lei? Abbastanza. Ma questo è il periodo. Può abbassare un pochino sempre il volume del televisore perché altrimenti sentiamo sempre male. Con chi parliamo? Sono Sonia di Mortavaglia. Irriconoscibile. Sonia, ma che è successo? Irriconoscibile, Sonia. Sì, davvero, sì. Hai ragione che ti ha preso una propria onda. Cara Sonia! In più ho un dolore intercostale che mi toglie anche il respiro. E come mai, Sonia? Non lo so, avrò preso freddo sicuramente. Oh, questo perché ci piace tanto. Un giorno fa freddo, un giorno fa caldo, un giorno spogliamo, un giorno ci copriamo. E allora... No, cara Sonia, preparati perché poi dovrai venire da noi. Infatti, ascoltati, ma io volevo fare un appello se riescono a capirmi le persone. Tu sai che io sono brava con i dolci, va bene, però volevo se qualcuno della Sicilia, dato che chiamano, ci dicesse come si fanno le zeppole fritte, che poi dentro ci va o la crema pasticcera o la ricotta. Siccome io avevo un'amica che li faceva, ma lei purtroppo adesso è partita, è fuori proprio. E non ti ha lasciato l'ingrediente? No, non me l'ha lasciato, lei è in America adesso.
ed era siciliana, li faceva buonissime, solo che ormai mi sono permesso di chiedere la licenza. Va bene. Se c'è qualcuno, Va bene, cara Sonia, io sono sicura che i nostri amici della Sicilia, se riusciranno a chiamarci. Sì, qualcuna ci sarà che saprà questa ricetta e te la danno, Sonia. Va bene, Sonia. Hai preso gli ingredienti della torta, Sonia? Sì, li ho presi, Cristo. Domani la faccio che ho 3-4 mele qua a casa. Adesso è un periodo di queste torte di mele. Tu dappertutto stanno facendo torte di mele. Vabbè, ti giuro. Non lo so perché io non... Ti giuro. Fidati di me, fidati di me. Sono tutte buone, veramente. È vero, sì, io sì. Ne ho un paio già delle mie, però li prendo perché a me piace tantissimo le mele, poi la torta viene buonissima. Io lo so, vero, perché assaggio sempre la torta avvelenata con le mele di Biancaneve. No, la mattina me ne regalano una ma al giorno. Perché? Quindi... Ma sai perché? Perché tu aspetti il principe. No, non è che me ne danno una al giorno di mela avvelenata, non è colpa mia, sai? Mela avvelenata al giorno. Cara togli Sonia. Il principe di torno. Cioè, ragazzi, io vi lascio continuare. Ciao. Vi abbraccio e voglio bene a tutti. Un bacio. Ciao cara anche Sonia, noi, ciao. Guarisci presto. Ciao. Grazie, questi ciao. Rigatoni sono pronti? Quasi pronti. Adesso cosa faremo una volta che andremo? Intanto facci vedere qualche erba che hai portato. Allora sì, per amiche. La gioia di Sonia, allora io gli consiglierei di farsi un bel infuso di eucalyptus. Quello che fanno le caramelle balsamiche. Come si questa fa quella... l'infuso? Allora, questo qua io è quasi secco, però bisogna ancora un po' asseccarlo di più. Si prendono le foglie e si fanno bollire in acqua, poi quando si restringe un po' il sugo diventa un po' di colore tipo un castano, si fa raffreddare, si mette un po' di miele e si beve prima di andare a dormire la sera. Poi abbiamo i fiorellini di talassico, se il nostro cameraman ce li inquadra. Sì, che ce li sta inquadrando, prego. Queste qua sono un tocca sana per lo stomaco, per il mal di pancia. Si fanno sempre delle tisane, si bolliscono e ogni volta che c'è mal di pancia o mal di stomaco si possono fare queste qua. Perfetto. E queste sono dei tocca sana, specialmente per Sonia. Poi avevi portato anche dei fiori. Adesso io direi di andare a scolare la pasta. Christophe, avevi anche portato dei fiori per me che di volta in volta però non mi dai mai, quindi io suppongo che tu poi li congeli e la volta dopo me li riporti facendo finta che mi hai fatto un regalo. Non è ora, vero. Ora sveliamo un po' di segreti, perché è sempre quello il mazzetto, è sempre uguale. Ma non è sempre quello, ma Simona. Ma secondo me sì, secondo me li congela. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, Franco da Cosenza. Franco da Cosenza, signor secondo Franco, lei è buonasera. Possibile che congela i fiori e ma poi secondo me li lei questo di mazzo di fiori potrebbe essere congelato? Assolutamente no. Hai visto? Secondo no, in effetti sì. Simona, questi qua sono i fiori della felicità. E ti auguro tutta la felicità di questo mondo. Grazie, grazie mille. Hai visto? Grazie. Meglio tardi che mai. Grazie. È da un mese che li aspetto. Anche bene come colore. Ah, sì, grazie. È vero. Il tuo abbigliamento sportivo stasera. Questa gli danno luce, vero Franco? Sì, è un bel quadretto veramente. Prova a fare un sorriso alla Mona Lisa, che dici? Ma penso che il tuo basta, è normale il tuo, non c'è bisogno di farlo. Perché quando dalla Mona Lisa poi non è che è un sorriso, è un po' così. È un po' un sorriso enigmatico quello di Mona Lisa, in effetti. Invece il tuo è molto espansivo. Ho letto molti libri su questa Mona Lisa, ma comunque non divaghiamo. Prego, Franco. Allora, adesso che facciamo? Oltre a piacere, perché è la prima volta che chiamo quando c'è Cristo. È un piacere per me, Franco. Ecco, grazie, complimenti. Grazie. E intanto il nostro Christophe sta... Allora, io intanto sto mettendo, ho condito la pasta con il sugo, in più sto mettendo un po' di, oddio, mi sono dimenticato, di pistacchi in polvere e di parmigiano e un po' di prezzemolo. Adesso andiamo a servire, Franco, ok? Sì. Prego, Franco, di pure. Allora, io volevo fare un piccolo appuntino, Simona, scusami, No, prego, è una dai. Cosa mia personale, certo. Io oltre ad essere un buon gustaio. Sì. Sono anche un buon osservatore. Bravo, vai. Come ho osservato te che sportiva stai meglio che classica. Ah, grazie, va bene, terremo meglio. È una mia opinione. Va bene. Gliel'ho detto pure io, Franco, quando sono arrivato. Abbiamo gli stessi gusti. Sì, è vero. Cambia solo l'età. È vero, allora, sì. Poi volevo dirti, Simona, ho visto due o tre puntate, io veramente quasi li vedo tutte.
Sì. Però ho visto che non riescono i chef a finire poi tutte le portate. Come ieri sera Giuseppe, i calamari ripieni non l'ha potuto finire. L'altra sera Antonello la stessa cosa. Io proporrei, io personalmente, poi fammi uso che vuoi.